Ciao ragazze, allora oggi video sul contouring nel corso, diciamo, di questo periodo che diciamo, sono stata un pochettino assenti su YouTube. Ho accumulato vari prodotti che io sto utilizzando per il contouring e ho deciso di farvi un video con degli swatch così da poter scegliere, diciamo, il prodotto più indicato per le vostre esigenze, anche per le vostre tasche, perché in questo video vedrete sia prodotti da drugstore, cioè quindi low cost, che prodotti high costo. La maggior parte dei prodotti che vi mostro sono kit in crema o correttori in crema, c'è solo una palette in polvere perché avendo una pelle molto secca io tendo a fare il contouring in crema e poi lo vado a fissare con delle polveri. Quindi per quanto riguarda il contouring in polvere non vi so dire tanto, vi posso mostrare, diciamo, la palette che utilizzo per fissare i vari correttori. Comunque, non mi voglio perdere in chiacchiere, inizio subito col mostrarvi i correttori, diciamo, più economici che vi consiglio per fare il contouring. Questi correttori io li ho visti utilizzare a molte americane su Instagram, Mua, americane, e mi hanno incuriosito. Sono andata a vedere, li ho trovati sul sito di Machilalia a 5 euro. Il prezzo varia a seconda di dove li acquistate. Perché ho visto su BB Cream Italia che mi pare che li vendono leggermente in più rispetto a Machilalia. In America costano molto in meno rispetto ai siti europei, però vabbè, si sa, è sempre così. Io ho questi tre correttori, c'è anche quello lì verde, ma non serve, diciamo, per il contouring, se non per la base, se avete qualche brufoletto, qualche rossore, insomma, da coprire. E ho allora il correttore giallo, il GC 991, poi c'è il Mahogany che è un marrone matte scurissimo ed è il GC 989 e poi c'ho il Creamy Beige. Allora mi faccio gli swatch di questi correttori. Devo dire la verità, sono degli ottimi correttori, nulla da dire. Allora, però, rispetto agli altri prodotti che sto provando ultimamente, sono un po' pesanti, nel senso, voi lo avvertite sulla pelle il prodotto, cioè vi risulta comunque il viso non uno stucco, cioè quei mascheroni potenti, però comunque avvertite il prodotto sulla pelle, comunque costano poco, cioè cosa ci vogliamo aspettare? Per lo scopo sono davvero fantastici. Io infatti prima di avere questi altri due kit che poi vi andrò a mostrare utilizzavo sempre e soltanto questi e mi ci trovo bene. L'unica pecca che hanno è che vanno lavorati subito, necessariamente con una spugnetta simil beauty blender o la beauty blender se l'avete, perché tendono a seccarsi, quindi poi per sfumare il prodotto è molto difficile, vi possono fare le chiazze di colore sul viso che noi non le vogliamo. Adesso vi faccio anche lo swatch del marrone e vi faccio vedere. L'applicatore è così, è fatto tipo a lip gloss. Non è niente di trascendentale, è comodo perché per quando si va di fretta non siamo lì a prendere 50.000 pennelli e spugnettini, cioè 50.000 pennelli perché poi la spugnetta vi serve per forza e lo applicate direttamente dallo stick. Allora, questi sono gli swatch, mi dispiace che la luce è fortissima, penso che da così si vedono. Allora, questo qua è il Creamy Beige che si vede che, diciamo, è leggermente più rosato rispetto al centrale che è il giallo che utilizzo per illuminare, e poi c'è questo qui che è un marrone abbastanza scuro. Ovviamente la cosa buona, diciamo, che hanno questi correttori delle LA Girl che hanno una vasta gamma di colori, quindi sono sicuramente potete trovare il colore adatto alla vostra tipologia di pelle. Io ho preso, diciamo, i colori che erano, diciamo, più adatti, sono più adatti alla mia tipologia di pelle, ad esempio il correttore giallo, il Creamy Beige, perché comunque all'interno sì, è rosato, ma c'ho sempre una puntina di giallo e davvero mi ci trovo molto bene. Per il prezzo che hanno io ve li straconsiglio, io li ho pagati 5 euro l'uno su Machillalia e mi ci sto trovando davvero bene. C'è abbastanza prodotto.
E vi ripeto, l'unica cosa scomoda è cioè, la confezione, perché voi dovete pigiare e se non dosate bene il prodotto viene fuori, esce una quantità allucinante che poi non sapete neanche dove utilizzarlo. E diciamo, questo applicatorino qui non è granché, però sostituisce, diciamo, i pennelli se andate di fretta. Ve li straconsiglio, sono davvero molto molto buoni. Io adoro il giallo, è davvero un correttore fantastico, non fa vedere nulla, cioè illumina, è veramente molto molto bello l'effetto, quindi ve li straconsiglio. Sono prodotti, vi ripeto, da drugstore, quindi accessibili a tutte quante, e mi ci sono trovata bene. Ve ne ho parlato anche quando diciamo li ho acquistati e ve li ho mostrati nel video, però se non erro non vi ho fatto vedere gli swatch. Bene, adesso vi mostro l'acquisto che ho fatto quando sono stata invitata allo stand della NYX alla Fiera dell'Estetica a Napoli. Volevo anche la palette in polvere per il contouring, però purtroppo era finita e quindi ho acquistato solo questa palettina qua, perché poi tutto quello che volevo praticamente non c'era. E questa qui è la Conceal Correct Contour della NYX. La mia è nella colorazione media, ha varie colorazioni e mi ci sto trovando davvero molto molto bene. Il trucco che mi vedete su l'ho realizzato con questi correttori qui, vedete, danno un bellissimo effetto e sono non, hanno una consistenza, diciamo, di primo impatto pastosa, però voi quando li andate a stendere non sono pesanti sul viso, sono molto leggeri, danno un effetto molto molto naturale, si sfumano bene, cioè al tatto. Ora vi faccio degli swatch, prendo la salviettina, ce la potrò bene, molto bene Simona, e vi faccio degli sboccini. No, veramente buona, mi ha stupito. Alla fine io volevo anche quella lì di Wycon come palettina. Poi ho visto questa qua della NYX, l'avevo vista sul NYX Cosmetics su Instagram loro e mi ha incuriosito. Perché diciamo è una palettina abbastanza completa e anche le tonalità, quelle là più scure col marrone, mi piacciono perché sono non molto scure, quindi si sfumano facilmente e danno un effetto molto molto naturale al viso, non dà quella cosa marcata assolutamente, sono veramente molto molto buoni. Io in fiera l'ho comprata a 13 euro mi pare, 13,90 o 14 euro, ma non supera i 15 euro questa palettina qua. Il packaging è semplice, in plastica rigida, proprio come quelli là di Wycon della linea Makeup Artist. Allora, e vi inizio a sbocciare i vari correttori. Allora, alcuni non li ho proprio usati perché non ne ho avuto la necessità e facciamo pasticci. Spero che questa luce accecante mi permetterà di farvi vedere il prodotto. Io che mi pulisco addosso. Allora, il giallo, io sempre molto professional, ho fatto di questo. E il pesca che io ancora devo utilizzare, che è adatto per chi ha un'occhiaia pronunciata, hanno una scrivenza paurosa, ma poi si sfumano, raga, che sono una bellezza. Mi pulisco prima che mi imbratto tutta quanta e vi mostro il prodotto. Vedete? Questo qua è il pescato. Poi c'è il giallo, vedete? È molto molto scrivente ed è, diciamo, lo stesso colore del giallo della LA Girl. E poi questi sono i correttori per, diciamo, per l'occhiaia, per illuminare, insomma, come più li volete utilizzare. Io, ad esempio, questo marroncino qua lo utilizzo per fare lo scuro sul viso, per scolpirlo, per scolpire il naso. Mi ci trovo davvero molto bene perché, come vedete, non è aranciato come marrone, è un colore molto molto è un marroncino tipo terra bruciata, ma è molto molto lieve, quindi si sfuma bene, dà veramente un bel effetto naturale sul viso, a me piace molto.
Presto la Nyx aprirà il sito internet, come vi ho spiegato nel video precedente, dove vi spiego che morti ho fatto. Per chi non l'avesse visto, ve lo linko giù nell'info box, dove vi parlo insomma dell'evento di Nyx, di quello che mi è stato detto, e spero di darvi delle informazioni utili. Comunque, raga, ve la straconsiglio, ha un ottimo prezzo, un buonissimo packaging, è piccolina e compatta, la potete portare tranquillamente in viaggio. Veramente mi ha stupito e sono rimasta molto molto soddisfatta da questo prodotto. Bene, adesso mi pulisco e vi mostro il mio regalo di compleanno. Perché quest'anno dai miei amici mi sono fatta regalare due prodotti di Anastasia Beverly Hills, poi loro mi hanno aggiunto anche una tinta Wycon. E infatti dopo vi farò un altro video. Oggi registro a randello proprio perché non so quando poi riuscirò a registrare, ve l'ho spiegato nel video che vi ho caricato precedentemente. E vi mostro tutte le mie tinte Wycon perché, raga, sono una rivelazione, cioè io le sto adorando. Cioè, le ho anche tradite Rossetti MAC, vi ho detto tutto. Ho anche tradito i miei adorati Rossetti MAC, vi ho detto tutto. Comunque, vi faccio vedere questa palette qui. Questa è il Contour Kit Cream di Anastasia Beverly Hills nella colorazione media. E questa qui, rispetto ovviamente ai correttori LA Girl e alla palettina NYX, ha un costo un po' più elevato. Se non erro, sta intorno ai 55 euro. L'hanno ordinata sul sito Cult Beauty, che mi pare 50 euro, comunque giù di lì, tra il cambio sterline in euro è intorno ai 50 euro. Sul sito di Anastasia Beverly Hills la trovate a 40 dollari, che sarebbero 37 euro, però poi dovete aggiungere la spedizione dall'America, che comunque ha un costo più elevato, mentre sul sito di Cult Beauty, se superate una soglia, mi pare, la spedizione è gratuita. Questo è il... Oddio! No, sono malata. Di tutti i prodotti che ho di Anastasia Beverly Hills ho conservato la scatolina. È davvero elegantissima. Qui ci sono tutti i colori con i nomi. Vedete? È veramente molto bella, molto elegante. Si vede che sono prodotti professionali. Questo è il pack, che è in cartone, bello resistente. Io onestamente sono usciti tanti kit per il contouring, anche di Mulac, che è un'azienda che io adoro, per carità. Ho soltanto un rossetto perché a me mi irrita il fatto che non c'è la possibilità di provare prima i loro prodotti. Sono tutti in anteprima, quindi tu ti devi fidare ad occhio e non mi piace come cosa. Pure il fatto del loro kit per il contouring a 70 euro, io la trovo una cosa davvero eccessiva. Sì, per carità, sono biologici, sono non testati su animali, quello che volete voi, però cioè, Anastasia Beverly Hills è nata prima di voi, un po' di umiltà, non potete mettere un kit a sto prezzo. Comunque, tralasciando la Mulac, era semplicemente una mia considerazione personale. Io, quando ho avuto la possibilità di scegliere un kit per il contouring con i controcazzi, scusatemi la volgarità, io ovviamente ho scelto Anastasia Beverly Hills e vi faccio vedere gli swatch di questi correttori qua, che sono fantastici. Inizio con Banana, che è quello lì giallo. E questi qua, diciamo, per un'esperienza mia personale, praticamente io ho fatto anche la base, l'intera base, solo con questi correttori e non li avvertite proprio, è come se si tramutassero in polvere sul viso, è qualcosa di spettacolare. Mai provata un prodotto del genere, vi sono sincera. Poi quest'altro che si chiama Cream. Ovviamente anche per questa palette ha varie colorazioni. Ho preso la media perché ho una pelle un po' più, non tanto scura, però ho visto i vari swatch anche sull'Instagram di Anastasia e ho scelto questa qui, pure perché ha questo correttore pescato che le altre palette non hanno, che potete utilizzare tranquillamente per l'occhiaia. Se avete un'occhiaia un po' pronunciata è davvero ottimo e le altre colorazioni, quelle più chiare, non ce l'hanno, quindi ho pensato anche a questo e ho detto vabbè, mi prendo la media. Anche perché i primi due correttori io tutti li utilizzo tranquillamente, non mi perdo in chiacchiere, e vi faccio vedere quest'altro qui che
Allora, il pescato si chiama Warm Coral e adesso vi faccio vedere il nude. Poi c'è il cinnamon. Allora, i marroni sono un pochettino caldi come colori, ora vi farò vedere. E poi il chocolate che è quello più scuro, che diciamo dovrebbe essere un po' più freddo, ma non è così, però la texture che hanno questi correttori è qualcosa di allucinante, quindi si sfumano tranquillamente, con facilità. La scrivenza è mostruosa, come potete vedere. Allora, ce la potrò fare. Spero di esservi utile in questo video perché... Allora, questo qua è il chocolate, vedete? Sulla pelle però, una volta applicato, ha questo... non è bello, diciamo, freddo come marrone. Si percepisce un poco questo marrone caldo, queste venature calde, però vi ripeto, dà un effetto molto molto naturale se applicato in quantità giuste, ovviamente. E questa è la palette di Anastasia Beverly Hills, tutta svozzata. Vi ripeto, questo coral è ottimo per l'occhiaia. Io quando avevo un po' di scuro, non ho un'occhiaia pronunciatissima, però quando ho, diciamo, il contorno occhio un po' spento, vado ad utilizzare coral, poi vado a metterci su il nude, il cream, che è questo colore qui. E poi vado, vabbè, prima lo tampono sempre con la Beauty Blender, eccetera, eccetera, e poi vado ad applicare il banana per illuminare e mi trovo molto, molto, molto bene. E questa è la palette di Anastasia. E adesso, come ultima, ma non per importanza, vi faccio vedere la palette che ho per quanto riguarda il contouring in polvere. Perché, cioè, non per quanto riguarda il contouring in polvere, io questa palette, come vi ho detto all'inizio, la utilizzo per fissare i vari prodotti. Ed è la palette della Simply Spoiled Beauty, è un brand americano. Questa palette, per correttezza ve lo dico, mi è stata inviata, ed è la Perfection Palette, ha un costo di 42 dollari, quindi secondo me è cara, cioè vi dico la sincera verità, il costo della palette di Anastasia Beverly Hills sul sito americano, quindi sì, io mi trovo bene, ma è una palette, vi faccio vedere, queste palette fatte così, che potete trovare tranquillamente anche a dei prezzi più economici. Io adoro molto il marrone, è davvero fantastico perché è un marrone, vedete, freddo ed è matte, e il giallo che utilizzo per fissare il color banana, diciamo, il correttore giallo sotto all'occhio. E diciamo, questa è una palette basic, penso che l'avete visto un po' in giro in ogni dove. Non so perché sto sito la vende così cara, vi dico la verità, però vi ripeto, la potete trovare tranquillamente anche da BH Cosmetics oppure da quegli altri siti che vendono queste palette qua a molto molto in meno. E nulla ragazze, io spero di esservi stata utile con questo video per il contouring. Fatemi sapere voi che prodotti utilizzate per il contouring, se avete qualche prodotto in comune con me. E nulla, io vi mando un forte bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!